Buongiorno ragazzi, oggi è lunedì 6 aprile, siamo ancora qui con voi e oggi vado sempre a riproporre un lavoro sempre sui glutei. Voglio aumentare un po' l'intensità. Ormai vi siete allenati, già mi sembra la terza o la quarta settimana che vi allenate con noi, quindi possiamo iniziare subito a spingere. Facciamo solo un preriscaldamento, ci mettiamo con i piedi paralleli. E da qui facciamo un piccolo squat e uno slancio in fuori della gamba. Una volta alterniamo la gamba sinistra, una volta la destra. Uno, scendo, due, scendo, tre, scendo, quattro, via, cinque, via, piano piano, sei, l'andiamo a preparare. 8, 9, 10, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e piego, piego e allungo, piego e allunga. Man mano che vi sentite caldi, scendete un pochino di più. Bacino, ognuno secondo le proprie esigenze. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Perfetto. Di nuovo facciamo, divarichiamo un pochino di più le gambe. Squat, doppio molleggio. Op, doppio molleggio. Doppio molleggio, quindi ci mettiamo pure una fase di equilibrio. Op, doppio. 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 Doppio, rimango sulla gamba sinistra, circonduco il piede, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cambio gamba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ottimo. Divarichiamo ancora di più le gambe, le punto in fuori in extra rotazione, scendo giù e spingo in alto, via. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 5, 1, 2, 3, 4, 5, rimango giù e allunghiamo. E una volta verso sinistra e una volta verso destra. Vai. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, ritorno. L'ultimo lavoro su, diciamo, di preriscaldamento, ma anche incominciamo a lavorare attivamente. Sempre squat, slancio delle gambe, estendo, fletto e ritorno. Squat, slancio, estendo la punta, fletto. E ritorno, squat,
estendo, fletto, scendo, squat, estendo, fletto, scendo, estendo, fletto, op, estendo, fletto, squat, estendo e fletto. Aumentiamo la componente di difficoltà, ale, estendo, fletto, scendo, estendo e fletto, ancora uno e uno, su, estendo, fletto, scendo, estendo e fletto. Attenzione, adesso andiamo a fare, prima iniziamo con degli affondi semplici e poi li faremo dinamici. Affondi sempre dietro, l'ultima volta ve l'ho fatti fare indietro con le braccia avanti, adesso facciamo indietro con le braccia in fuori. Uno e torno, due e torno, tre e torno, quattro e torno, cinque e torno, sei e torno, sette e torno, otto e torno, nove e torno, dieci, ancora dieci, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Ah, sciolti. Facciamo un esercizio. Pieghiamo la gamba destra, distendiamo la gamba sinistra e scendiamo sulla gamba sinistra, la punta flessa dorsalmente e rimaniamo. E respira. Riappoggio la pianta completamente, piego e vengo su. Andiamo con l'altra gamba, piego la gamba sinistra, distendo la destra, sollevo la punta e scendo giù. Le mani stanno in appoggio e allunghiamo. Adesso appoggio la punta, la pianta tutta, piego la gamba e ritorno su. Rifacciamo di nuovo un altro affondo, però questa volta invece di portare le braccia in fuori, le portiamo fuori e andiamo direttamente in alto, dorso contro dorso. Sempre 10 a destra e 10 a sinistra. E andiamo ragazzi. Uno e torno. Due e torno. Tre e torno. Quattro e torno. Cinque e torno. 6 e torno, 7 e torno, 8 e torno, 9 torno, 10, dai gli ultimi 10, 9, 8, 7, 6, gli ultimi 5, dai. 4, 3, 2 e 1 e sciolti giù. Portiamo adesso una gamba, teniamo la sinistra avanti, la destra, quindi tutte e due tese e provo a scivolare giù piano piano e rimaniamo giù, lo sguardo è rivolto verso il ginocchio. E respira. Ah,
attenzione, quando dovete venire su, io vi dico sempre piegate il ginocchio della gamba anteriore e poi veniamo su. Cambiamo gamba, posizioniamo la destra, scendo giù, scivolo le mani sulla parte anteriore della gamba, della coscia e della gamba e rilascio la testa. Quindi devo aumentare la tensione sulla catena posteriore della gamba anteriore. Piego la gamba destra e torno su. Ok, adesso facciamo fondi, li facciamo un po' saltati. Vi faccio vedere una prova. Uno, due e tre. Ok, di seguito però. Ne facciamo solo 10. Ok, andiamo a preparare per poi quale sarà la progressione, eh? Quindi partendo con la gamba sinistra indietro ne facciamo 10, pronti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ottimo, recupera un attimo, lo facciamo per altre due volte con un piccolo recupero. Perfetto, li andiamo a rifare, eh? Iniziamo sempre con la gamba sinistra e andiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Recuperiamo sempre una decina di secondi e lo andiamo a fare per la terza ultima volta. Pronti? E andiamo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ottimo. Adesso attenzione, facciamo una combinazione, c'è un po' di coordinazione. Ascoltatemi bene, facciamo prima una prova, scendo 1, scendo 2, scendo 3 e ruoto sul lato vostro sinistro. Poi lo facciamo con la gamba destra che inizia, 1, 2, 3 e ruoto, facendo un piccolo squat, jumping e rimango in discesa. Ok. Con la gamba sinistra e il giro lo facciamo a sinistra in senso orario. Iniziamo. Pronti? Gamba sinistra, via. 1, 2, 3 e ruoto. Gamba destra. 1, 2, 3 e ruoto. Gamba sinistra. 1, 2, 3 e ruoto. Gamba destra inizia. 1, 2, 3 e ruoto. Gamba sinistra. 1, 2, 3 e ruoto. Gamba destra. 1, 2, 3 e ruoto. Lo facciamo ancora una volta e una volta. Via. 1, 2, 3 e ruoto. Gamba sinistra. Scusate, destra. 1, 2, 3 e ruoto. Recupera. Vedete la frequenza sale, eh? Adesso ci aggiungiamo un altro elemento. Ci aggiungiamo anche uno squat saltato in avanti. Recupera. Mentre voi recuperate, guardate l'esercizio.
gamba sinistra. 1, 2, 3, ruoto e salto in avanti. Fate tutte le sedie, ve lo faccio vedere anche, non fatelo, ve lo faccio vedere pure dal lato destro. 1, 2, 3, ruoto e squat, piccolo giro, ok? Iniziamo con la gamba sinistra e vado a sinistra. Siete pronti? 3, 2, 1. 1, 2, 3, ruoto, jumping. Quando jumping scendo un pochino di più con il gluteo, oltre i 90 gradi. Gamba destra. 1, 2, 3, ruoto e jumping. Gamba sinistra. 1, 2, 3, e jumping. Gamba destra. 1, 2, 3, ruoto e jumping. Abbiamo fatti 2 e 2, altri 2 e 2, 2 a sinistra e 2 a destra. 1, 2, 3, ruoto e jumping. Destra. 1, 2, 3, ruoto e jumping. L'ultimo a sinistra e l'ultimo a destra. 1, 2, 3, ruoto e jumping. Andiamo a destra l'ultima volta. 1, 2, 3, ruoto e jumping. Recupera. Quindi abbiamo aumentato, abbiamo aggiunto un elemento, intensità. Aumentiamo ancora. Fate l'ultimo sforzo, aumentiamo ancora un po' l'intensità. Facciamo intervenire anche le spalle, le braccia. Quindi siamo saliti un po' di livello. Mentre voi recuperate, ve lo faccio vedere, casomai tra il lato sinistro e il lato destro ci mettiamo una pausa, in modo tale che vi serve anche un pochino più di spazio. Ci proviamo, portiamo sempre la gamba sinistra dietro, quindi 1, 2, 3, ruoto, jumping, mi sbilancio in avanti, quindi porto le mani in avanti, mi sbilancio in avanti e ritorno su. Lo faccio vedere a sinistra, vi spostate un pochino, scusate, a destra, sposto la gamba destra per prima, 1, 2, 3, ruoto, jumping, mi spingo avanti e ritorno su. Quindi facciamo intervenire anche la spalla, il braccio, il tricipite, ok? L'ultimo giro, quindi iniziamo a sinistra, siete pronti? 3, 2, 1 e andiamo. 1, 2, 3, ruoto, jumping, mi sposto, ritorno e su, stringo forti i glutei. Andiamo verso destra, gamba destra dietro. 1, 2, 3, ruoto, jumping, mi sposto in avanti, op, e stringo. Andiamo verso sinistra. Andiamo, 1, 2, 3, ruoto, jumping, allungo, op, e spingo. Andiamo verso destra, via, 1, 2, 3, ruoto, jump, mi proietto, op, e spingo. L'ultimo a sinistra e l'ultimo a destra, bene, eh? Pronti, 1, 2, 3,
ruoto, jumping, mi proietto, hop, e salgo. L'ultimo a destra, vai, 1, 2, 3, ruoto, jumping, mi proietto in avanti, hop, e stringo i glutei. Questo era un buon lavoro, ragazzi, un pochino più intenso, un pochino più dinamico. Respirate, è una buona sequenza che la potete anche aggiungere agli altri, se avete tempo, lezioni di glutei che ho fatto le settimane successive dietro. Io vi auguro buona giornata, vi auguro una buona mattinata, spingete sempre sulla campanella, guardate il canale YouTube, dateci i nostri commenti e noi siamo sempre con voi e anche con i nostri glutei. Ciao!